Buongiorno, buongiorno amici dell'Eupro Championship, ben ritrovati per il nono appuntamento della nostra carriera EuPro. Ci troviamo qua a Catalunya per il nono round della nostra stagione di Moto3, dove dopo il quarto posto conquistato il Mugello nella scorsa gara, che è stata vinta da Foggia, fanno sì che Vasco perda la leadership del campionato piloti proprio ai danni di Denis Foggia. Quindi avremo quattro punti da recuperare in questa gara, dove intanto andiamo a sviluppare il nostro quartier generale, soprattutto i componenti del motore, e possibilmente cercherei uno sviluppo che ci metta più di 6 settimane oppure anche 5, non dovrebbe andare. Ecco, intanto ho sbagliato, no? No, allora, sì, andiamo a sviluppare questo qua in modo tale che così avremo tra 6 settimane tutto quanto il personale attivo, diciamo, per lo sviluppo del motore. Quindi ci sarà una settimana da aspettare, in modo tale che avremo tutti quanti i nostri tecnici pronti a sviluppare il motore. E quindi, intanto, con questi piccoli accorgimenti, direi che siamo pronti per partire per il giro di qualifica. E quindi eccoci arrivati alla griglia di partenza. Come avete visto, P18, in quanto non siamo riusciti a fare un giro nella Q2 dopo essere passati dal Q1, in quanto dopo numerose cadute non sono riuscito a fare un giro in qualifica, quindi purtroppo partiremo dalla 18ª posizione. E come vedete anche il meteo è piovoso, quindi purtroppo il weekend molto in salita per Vasco, dopo essere passato dal Q1 per andare in Q2, dove non è riuscito a fare il giro, e per poi ritrovarsi la pioggia, che sappiamo che non va proprio benissimo. Insomma, sarà una gara veramente molto molto difficile questa qua di Catalunya, soprattutto partendo 18esimi, che non sarà proprio la cosa più semplice. Quindi direi di partire giù la visiera e partiamo per la gara. E quindi è tutto pronto per l'inizio di questa gara, si accendono i semafori, R2 a manetta e andiamo, partenza strepitosa da parte di Vasco, che riesce a mettere una pezza al suo mancato giro di qualifica, cercando di recuperarti posizioni fin da subito. Vediamo adesso la staccata qua di curva 1, occhio che Vasco va al contatto con i due piloti della Leopard e si ritrova qua in mezzo a Panino, mentre c'è la caduta di un pilota gas gas che era sul corvo, quindi non sappiamo se è stata colpa di Vasco. Comunque Vasco ritorna in settima posizione, cercando di recuperare fin da subito e sfruttare il gruppo compatto con Foggia che si trova adesso dietro di noi, quindi ottimo per cercare di recuperare punti in classifica. E ancora una volta Vasco ci prova dall'intero, passando anche lui sul corvo con Bartolini dall'esterno che prova a difendersi, ma Vasco ha una migliore percorrenza, quindi sembrerebbe che qua a Catalunya Vasco abbia già trovato un ottimo feeling sulla pioggia, differente del Mugello. Però ancora la gara è lunga, siamo nel primo giro di 5 previsti. E attenzione adesso, leggermente largo in questa curva 8, che è stata veramente un punto critico sia per l'IA che per Vasco, con l'IA che praticamente sprecciava sul cordolo andando poi a cadere, mentre Vasco invece problemi in ingresso curva, in cui la moto tendeva a non scendere in piega e quindi andava sempre molto largo. Mentre attenzione c'è la caduta di Artigas, e no, caduta di Artigas, e poi di un'altra moto che non ho visto di chi era, ma che Vasco ha colpito e rientra a trentesimo, mentre gli altri sono già partiti, quindi brutta anche sta cosa del rientro in pista, che ovviamente nonostante siamo caduti prima del pilota che è caduto dopo di noi, insomma noi siamo rientrati 4 secondi dietro Dana Carrasco, mentre gli altri sono già in mezzo al gruppo, quindi sistema di respawning sicuramente da rivedere. E quindi Vasco dovrà cercare la rimonta sulla pioggia, quindi ovviamente weekend molto molto negativo per Vasco. Speriamo che riesca almeno a centrare la zona punti. Adesso non sarà sicuramente facile cercare di recuperare
3 secondi, adesso già 4-2, 4-3 da Ana Carrasco, quindi vedete sta perdendo tantissimo terreno. A 8 secondi addirittura dalla vetta, da Isa Guevara, quindi sarà veramente, veramente molto complicato, però Vasco non molla, sa che durante le stagioni ci sono delle ottime prestazioni così come delle giornate negative, quindi purtroppo questa di Catalunya non è una giornata negativa, ma proprio un weekend intero molto molto negativo. Ovviamente anche con la pioggia che è migliorata secondo me rispetto allo scorso anno, dà proprio la sensazione di correre un po' sulle uova. Intanto davanti c'è la caduta di McPhee e quindi vedremo se Vasco riuscirà ad approfittare di queste cadute. Intanto c'è anche la caduta di Ana Carrasco qua davanti a noi, ancora una volta Vasco va largo, attenzione con Matteo Bertelle, Sasaki, ancora una volta McPhee. E quindi rientra un po' nella lotta, però fuori comunque dalla zona punti. Quindi Vasco 26esimo con Sasaki davanti a noi. E Bertelle che prova a insidiarci dall'interno. Intanto di giro veloce di Guevara in 56-2. Vediamo Vasco da solo che ha girato in 58-1, quindi 2 secondi più lento dell'IA, o almeno del giro veloce. Tanto ancora una volta piccola largo qua in ingresso delle chicane. Vedremo adesso se riuscirà a cercare di restare aggrappata a Sasaki e anche a Bertelle, che sembrano spingere veramente tanto per cercare di recuperare più terreno possibile, con McPhee dietro di noi che anche lui è un contendente al titolo, quindi vedremo se chi tra Vasco e McPhee riuscirà ad averla meglio. Intanto c'è stato un contatto con Bertelle dove Vasco ha avuto la peggio nonostante fosse dall'interno, quindi rientra comunque in ultima posizione. Adesso siamo in 28 piloti, quindi ci sono stati 3 ritiri se non sbaglio, essendo che la griglia è composta da 31 piloti. Tanto veramente molto molto tosta per Vasco qua, però questo ormai sappiamo che è l'unico punto in cui possiamo cercare di recuperare, essendo che cadono veramente tantissimi qua. Ancora una volta c'è la caduta di Ana Carrasco, poi abbiamo visto anche Suzuki, Bertella ancora una volta, e attenzione qua sul Cordolo, Vasco ha cercato un sorpasso al limite, tanto va a pizzicare il verde che vale un avvertimento. E poi c'è un altro pilota anche qua sulla ghiaia, vediamo chi è, Ortolà, attenzione, Ortolà che cade e quindi ne approfitta Vasco, però dalla foga va a largo anche lui, quindi sono appaiati da sui due nel rettilineo che si spintonano ginocchio contro ginocchio, mentre il giro veloce di Alberto Surri 56-0, mentre davanti a tutti adesso c'è Onciu. Tanto Ortolà tira una super staccata, ma che ormai sappiamo sia solita fare qua a Catalunya, essendo che anche durante la qualifica perdevamo più di 2 decimi solamente in questo primo settore. E adesso vediamo se Vasco riuscirà a restare aggrappato all'Ortolà. Adesso si trovano già 23esimi, quindi qualche posizione è stata comunque guadagnata, ma ancora fuori dalla zona punti, quindi vedremo adesso in questo giro se ci saranno altri colpi di scena. Un po' come era successo a Portimão, però insomma qua sembra essere molto più complicata la situazione col bagnato, con la nostra moto che tende a non piegare in curva, quindi perde nuovamente molto terreno Vasco dal cordone di Ortolà.
Tanto ecco qua, tantissime cadute e attenzione, mamma mia. Colpiamo le moto, ma per fortuna rimaniamo in piedi e rientriamo in sedicesima posizione, quindi siamo a tiro della zona punti con McPhee adesso davanti a noi, Ortolà dietro di noi. Ortolà che, come avete visto, è caduto nuovamente e si trova già a 2 decimi da noi, quindi ha perso veramente pochissimo terreno. E il giro di Watley, attenzione, intanto Vasco va leggermente largo e perde la posizione da Ortolà e anche Anna Carrasco. Quindi veramente Iacche ritorna in pista con una velocità spaventosa, mentre noi abbiamo perso veramente tantissimo. E adesso comincia l'ultimo giro con Vasco che si ritrova a lottare insieme ad Anna Carrasco e Ortolà per la zona fuori punti, ma siamo solamente 16esimi. Davanti a noi si trova McPhee che sta conquistando attualmente un punto, mentre non sappiamo dove si trova Foggia, quindi sarà veramente tosta vedere come saremo messi in situazione campionato piloti dopo questa gara. Tanto anche gomme che cominciano ad essere un po' stanche, ma che c'era una scelta unica della doppia media. Quindi stiamo correndo tutti quanti ad armi pari. Attenzione Vasco che si difende dall'esterno su Ortolà. Qua in salita, sulla collina dei Catalunya praticamente. Attenzione, davanti a tutti c'era Surra che è caduto, quindi attenzione. In questo giro vedremo quante saranno le vittime praticamente in questa curva 10 che è stata rivisitata. Occhio qua, Ortolà dall'interno, poi cade ancora una volta Anna Carrasco, poi qua davanti c'è stato il contatto tra McPhee e Ortolà. E quindi Vasco rientra, 12esimo, ma leggermente largo con Ortolà che dall'interno si prova a superare Vasco, attenzione sul cordolo, mamma mia Ortolà cosa ha rischiato. E attenzione, ultima curva, Vasco va largo e si fa insidiare da McPhee. E quindi conclude così la gara di Catalunya con Ortolà 12esimo, McPhee 13esimo e Vasco 14esimo. Ultimo settore da dimenticare per Vasco, ovviamente che è stato molto molto complicato. Intanto vince la gara Alberto Surra, grandissima gara con Toba seconda, 67 millesimi, poi Denis Foggia purtroppo terzo, ma complimenti per lui che ha veramente fatto un'ottima gara con Tatai quarto, Ogden quinto, Migno sesto, mentre qua dietro di noi, insomma, nelle nostre zone, Ortolà dodicesimo, McPhee tredicesimo e poi Riccardo Rossi quindicesimo ai danni di Anna Carrasco col giro veloce che è stato il 57-1, quindi veramente un giro un po', insomma, molto lento, direi. E poi ci sono anche tanti ritirati qua, mamma mia, tantissimi ritirati, tra cui anche Suzuki, Masià, Garcia, nomi veramente molto molto importanti. Quindi andiamo a vedere la classifica piloti con Denis Foggia che allunga su Vasco di ben 18 punti, con Ortolà che rimane dietro di noi a meno 31 da Denis Foggia e anche McPhee a meno 33, con Toba che recupera su Suzuki. E poi anche ci sono vari scambi di posizione, ma che non ci interessano in particolar modo. Poi anche situazione campionato team che lasciamo sempre un po' trascurare. E quindi direi che la nostra reputazione va ad aumentare con anche i crediti che ci fanno sempre comodo da conservare fino a, insomma, alle future categorie. Intanto piccolo ok, piccola pausa di caricamento con la prossima gara che si terrà al Sachsenring, quindi io direi che per questo appuntamento è tutto. Io vi ringrazio per la visione, lasciate like e commentate su quale team vorreste vedere Vasco nella prossima stagione in Moto2, quindi vi ricordo che abbiamo praticamente la possibilità di andare a fondare tutti quanti i team, insomma, che con la livrea personalizzabile, quindi
questi qua sembrerebbero essere i tre più interessanti, con il team Bosco Scuro. Poi insomma c'è anche MV Augusta, che non sarebbe male, anche Kalex, insomma le offerte ci sono. E quindi io vi lascio al prossimo appuntamento di martedì per la gara del Sachsenring. Un saluto da Visione 999, alla prossima, ciao!